Astrolabio, l'ho definito così metaforicamente, un po' l'idea che noi quattro siamo un po' le componenti di questo antico strumento che serviva all'orientamento per i naviganti. Ha un viaggio immaginario, una sorta di viandante che si trova tra il Medioevo e il futuro millennio, a confronto con luoghi, con posti, con domande, con interrogazioni legate a se stesso, alla sua vita, al mistero della vita, al mistero della morte, al rapporto anche con la spiritualità. Proviamoci anche l'altra, va, dove ci sono anche loro. Partiamo insieme anche lì? Sì, sì. Un viaggio, come si è spiegato Roberto, che facciamo più o meno nei secoli. Sono molto felice del fatto che insieme con Gianluigi, con Michele, con Glenn, con il quale abbiamo avuto tante altre occasioni per collaborare, si sia stabilita questa intesa. Ringrazio naturalmente 12 Lune perché mi ha offerto nuovamente la possibilità per poter compiere un'idea, una visione molto forte. E di questo sono gli echi di una storia europea, gli echi del jazz, gli echi di una situazione etnica, le ricerche decisamente del Novecento europeo, e c'è la poetica, giustamente, di Roberto Ottaviano.